Allora, siamo qui con Gloria Di Blasi, che oggi è stata la nostra media partner con il suo blog Vita su Marte, e quindi abbiamo qualche domanda da farle. Vediamo. Innanzitutto, per sapere qualcosa di più su quello che fai, ci chiedevamo qual è la vostra identità come blogger e che ruolo occupa nella vostra vita. Beh, diciamo che occupa una parte sostanziale della nostra vita, perché abbiamo deciso di essere presenti in rete quotidianamente con contenuti, e qua arriviamo al ruolo, all'identità, con contenuti ironici, per cercare un attimo di alleggerire quello che è il quotidiano, su quale a volte ci si impegna anche un po' troppo. Ci piace molto mangiare, si vede, quindi parliamo di cibo, facciamo un paio di ricette alla settimana, una cosa molto semplice che coinvolge un po' tutti. Moda, le tendenze tra le più assurde, che all'inizio veramente non ci si vorrebbe mai andare in giro con quelle cose, ma poi dopo un mese ci si cade. E quindi tutti i temi, e adesso anche questo approccio con il lusso, che abbiamo potuto constatare oggi, testare con tanti pianti, perché dicevano prima che gli ultra ricchi spendono 65 milioni di euro per mese? Sì, può essere. E a proposito di quello che hai detto, infatti volevamo chiederti quanto conta nel web... Pensavo quanto spendi tu al mese, perché... No, tranquilla. Male, grazie. Quanto conta nel web non prendersi sul serio? Ma io direi tanto, perché prendersi sul serio... Si cade addirittura nel meccanismo di diventare proprio ridicoli. Noi vogliamo non essere ridicoli, far sorridere e veramente ridere di chi si prende troppo sul serio, ecco. E la nascita di un blog è solitamente legata a una passione. Sì. E però con l'aumento della visibilità arrivano comunque richieste di collaborazione, le aziende si fanno avanti. Certo. Volevo chiedervi come voi gestite questa cosa, come selezionate, che criteri utilizzate, perché a un certo punto si rischia anche di perdere quello che è il focus iniziale sulla passione, e poi andare anche a vedere ai regali, certo, e a quello, certo, che arriva. Ma tendenzialmente noi siamo abbastanza fedeli al nostro gusto, proprio perché siamo persone schiette, dirette, difficile che ci si trovi a idolatrare dei prodotti che nella nostra quotidianità in realtà non useremo mai, o per le quali non vale la pena spendere delle parole, del tempo, perché comunque il blog, i social, tutto quello che ci sta dietro è veramente tanto tempo. Per cui o ci piace o non ci interessa. Le collaborazioni benvengano, sempre nel rispetto di quello che è la nostra identità, perché il lettore non è affatto scemo. E mi hai detto prima che comunque questa è stata un'esperienza anche un po' particolare, perché non ti capita magari di frequentare questi ambienti, quindi volevo chiederti com'è stato trovarti a contatto con noi ragazzi e qualche opinione sull'evento. Sì, allora, a me è piaciuto moltissimo, e il contatto con i ragazzi è fantastico, perché penso che questo sia il target dei nostri lettori, quindi confrontarci anche con chi ci legge e con chi può ridere con noi è bellissimo. Nel merito dell'evento, a me piacciono le storie di successo, qualunque esse siano. Io ho visto una sala piena, gremita di persone interessate ad ascoltare le relazioni di oggi, e questo per me è stato già una presentazione fantastica. E poi è stato molto molto interessante ascoltare tutti gli ospiti che hanno portato la loro testimonianza e il loro impegno, il loro lavoro nel mondo del lusso. Molto bello. E a posto così, grazie a Gloria per aver partecipato oggi. Grazie a voi. È stato un piacere.